Ciao ragazzi, ciao ragazze, benvenuti o bentornati sul mio canale Let's Talk About. Oggi voglio parlare con voi di 5 profumazioni che ritengo super idonee una volta che voi finite la doccia. Doccia calda, doccia fredda, quali benefici ha la doccia effettivi sul nostro corpo e sulla nostra psiche? Ovviamente tutti sappiamo che fare una doccia calda almeno 90 minuti prima di andare a dormire riesce a conciliare il nostro sonno, riesce a mantenerci in una fase di riposo costante e quindi al mattino noi ci svegliamo molto più energici. Sulla tensione muscolare, una doccia calda riesce a favorire proprio questo rilassamento della fibra muscolare in modo proprio da cancellare tutte le nostre tensioni muscolari. Inoltre, le docce calde hanno un potere vasodilatatore. Cosa vuol dire? Il nostro capillare sanguigno, il nostro vaso sanguigno con il calore si dilata e riesce, laddove trova acido lattico, proprio a dissolverlo, quindi a scioglierlo. Nello stesso tempo, una doccia fredda ci fa molto bene nel periodo magari dove abbiamo bisogno di rinfrescarci, anche se è più temporaneo, diciamo la verità, l'effetto freschezza della doccia fredda. È meglio fare una doccia tiepida anche d'estate, proprio per non avere uno sbalzo termico. Ma comunque, in ogni modo, il nostro corpo, per molte culture, il momento della doccia, quindi del lavare il proprio corpo, è quasi un simbolo di purificazione. Quindi, io sono proprio un'amante della doccia, preferisco farla più alla sera che al mattino, anche se a volte mi capita di fare il contrario. Partiamo con la quinta posizione della classifica, è un profumo di Lush, che è questa azienda completamente naturale che fa dei prodotti fantastici, a me piacciono un sacco. E stiamo parlando di Dirty. Questo profumo in realtà ha cambiato anche il packaging, io l'avevo comprato qualche annetto fa ed è un profumo che ho riacquistato online proprio perché mi piace tantissimo la sensazione che ho quando lo applico dopo la doccia. Veramente freschissimo, dentro ha il dragoncello, la menta, la lavanda, il neroli, ha delle note che quando io faccio magari una doccia fresca, quindi io parlo di docce più fredde, più per il periodo estivo, Dirty riesce a chiudere il cerchio, magari proprio doccia fresca, mi rilasso, mi rinfresco e chiudo questo cerchio di freschezza con un profumo mentolato, molto molto leggero, un pochettino legnoso che si fonde completamente con la mia pelle. Questo è veramente un profumo che consiglio alle amanti magari dei profumi legnosi, freschi, da utilizzare soprattutto nei periodi estivi. Riesce proprio a darvi una freschezza allucinante e rimane ovviamente sulla pelle molto 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 perché ha questa nota finale di muschio, di quercia e di sandalo che fa sì che sia proprio un profumo corposo ma perfetto per quelle docce fresche, aromatiche che vi portano magari su un'isola tropicale fatta dopo una calda giornata afosa. Quarto classificato, sempre per docce fredde, quindi docce che devono rinfrescare. Ho deciso di mettere Rem versione l'acqua. È un profumo marino estremamente fresco e muschiato che io nel periodo estivo, dopo quelle docce, proprio quando ero al mare, ad esempio, mi capitava proprio di avere necessità di non avere profumazioni fredde o fresche, grumate, ma più che altro continuasse a darmi la sensazione della salsedine nonostante io avessi comunque lavato il mio corpo. Questo è un profumo caratterizzato prevalentemente da note acquatiche e marine, il bergamotto, il narciso e il muschio bianco. Quindi è un profumo un pochettino più corposo del precedente, ha questa nota muschiata molto molto prorompente, ma nello stesso tempo rimane perfetto per continuare la freschezza della doccia fresca ed essere avvolte però dal sapore, dall'odore del sale di mare che ci fa poi sognare in vacanza. Quindi questo è un flanker di Rem e lo consiglio assolutamente nei periodi sempre molto soleggiati, quando siete in vacanza, o comunque quando siete anche in città. È veramente formidabile l'effetto di freschezza molto elegante del muschio bianco abbinato al sale che questo Rem l'acqua riesce a darvi. Terzo classificato della nostra classifica è Peony & Blush Suede di Jo Malone.
È una colonia che io amo, adoro, ma non riesco ad applicarla in altre situazioni se non in ambito di casa, quindi casalingo. È una colonia veramente molto delicata, molto molto effimera. E io adoro utilizzarla subito dopo la doccia, quando magari vado a rilassarmi poi sul sofà, quindi magari mi leggo un libro, mi bevo un caffè, una tisana o un tè e ho magari ancora l'accappatoio e mi piace avere questa sensazione fruttata, floreale. All'interno troviamo la peonia, la rosa, la mela rossa e la pelle scamosciata, ma è un profumo di una dolcezza e di un'innocenza formidabile. Riesce proprio a dare un senso di benessere tipo spa e mi piace indossarlo proprio dopo le docce che magari faccio quando non ho poi più niente da fare. Quindi mi metto lì, sono sdraiata o sono seduta e mi godo il momento post doccia proprio con queste note floreali molto molto lievi che mi accompagnano poi anche nella lettura, ad esempio. Secondo classificato è un Clinique Aromatic Elixir in Black. È un profumo veramente formidabile, particolare, molto rilassante. Mi piace molto la sua nota di osmanto, perché è un profumo comunque deciso, quindi è un profumo che può continuare ad essere rilassante dopo la doccia, ma se avete fatto una doccia e dovete magari andare da qualche parte, quindi non avete il tempo di rilassarvi, questo è perfetto, perché comunque dopo la doccia magari siete lì a crogiolarvi nel vostro relax e avete bisogno comunque di qualcosa che vi faccia riprendere, magari anche prima ad esempio di un profumo che voi mettete, perché è veramente molto leggero, Aromatic Elixir in Black, e riuscite poi a recuperare un attimo la vostra energia. Dentro trovate appunto il pompelmo, che è un fortissimo energizzante, con il bergamotto, poi trovate, come vi dicevo, lo smanto, la fava tonka, il vetiver e l'ambra e la mirra. Quindi è un energizzante subito dopo magari una doccia che vi ha dato anche energia. Questo è particolarmente indicato se uno deve fare poi qualcosa dopo la doccia e lo utilizzo spessissimo proprio nelle docce dove devo essere breve, ma comunque mi rilasso, comunque le docce mi aiutano a rilassarmi un sacco e mi applico poi l'Aromatic Elixir in Black. Eccoci arrivati alla prima posizione della classifica, ovvero il profumo che io preferisco indossare nel momento subito dopo una doccia calda, rilassante, dove so perfettamente che devo essere poi a casa, quindi tranquilla, mi svesto, mi faccio la doccia e poi vado a vedermi un bel film. Io amo, amo, amo mettermi il profumo di Guerlain, L'Instant Magique, che è un profumo in realtà che adoro mettere anche in altre occasioni, però questa profumazione qui è così fantasticamente talcata, piena di iris, di mimosa, di mandorla e di violetta, che è come se io mi lavassi il corpo e mi rilasso, dopodiché mi asciugo e avessi necessità proprio di andare a cercare una profumazione talcata, rassicurante, rasserenante per poter continuare a rilassarmi. Quindi questa è una profumazione quasi fanciullesca, perché ricorda molto il borotalco. Tra l'altro la sua persistenza è mitica, micidiale. Purtroppo l'Instant Magique è andato discontinuato, lo trovate forse ancora in qualche profumeria un po' storica che tiene questi profumi ormai discontinuati, e mi sembra che non abbiano rifatto la riformulazione in chiave moderna, quindi nei packaging di Guerlain che sono ad oggi presenti nelle boutique, nelle profumerie. Quindi io questo me lo tengo veramente come preziosità assoluta, lo uso molto poco per quando faccio la doccia, però se devo dirvi il mio preferito in assoluto da mettere per coccolarmi ancora dopo essermi rilassata completamente in doccia è proprio l'Instant Magique, come se fosse davvero un momento magico quello post doccia di relax, dove io mi sono presa cura del mio corpo e della mia mente e continuassi a farlo. Ragazze, anche per oggi il video è terminato, ci tengo a sapere qui sotto nei commenti quali sono i vostri profumi che amate applicare dopo un bel bagno caldo o una bella doccia calda o al contrario doccia fresca.
Quindi aspetto qua sotto nei commenti. Se vi è piaciuto questo video, lasciatemi un like, iscrivetevi al mio canale se non siete ancora iscritti e noi ci vediamo al prossimo video. Un bacio, let's talk about!